tutti e bentornati su Sei che in Puglia. Oggi siamo in compagnia del dottor Giuseppe Carrieri, commendatore della Repubblica Italiana, specialista in dermatologia e malattie sessualmente trasmesse, perfezionato in sessologia medica, chirurgia dermatologica e medicina estetica. Anche Loredana Abatangelo, esperta in estetica avanzata come radiofrequenza mono e bipolare, radiofrequenza frazionata, elettroporazione, luce pulsata. E insieme a Renata, la nostra paziente modella. Però prima di proseguire, iscrivetevi al nostro canale se non l'avete ancora fatto e azionate la campanellina per vedere per i primi i nuovi video di Sei che in Puglia. Dottore, che relazione c'è tra la dermatologia e la medicina estetica? La relazione della domanda è molto bella, molto importante. Innanzitutto saluto tutti i video ascoltatori. La dermatologia non è la specialità della pomata come si pensava una volta, ma ha delle interconnessioni con tanti organi e apparati del nostro organismo, per cui a parte il fatto che bisogna considerare che la pelle nasce dallo stesso foglietto embrionale del sistema nervoso. Ecco per quale motivo alcune influenze del sistema psichico si ripercuotono sulla pelle. Faccio un esempio: c'è stato un urlo terribile, allora la persona dice mi si è accaponata la pelle, mi sono rizzati i peli. Ecco, questa è la spiegazione. Però la dermatologia non può essere soltanto un elenco dei vari sintomi, perché bisogna capire anche quali sono le cause che determinano questi sintomi, tipo prurito, arrossamento, le bollicine, le vescicolette appunto che compaiono. E non è soltanto questo, perché molte volte è lo stress, è un problema psicologico di famiglia o di lavoro, eccetera, che porta sulla nostra pelle quella sensazione fastidiosa che è il prurito. Ma non soltanto il prurito, la tensione nervosa che si verifica favorisce la comparsa di rughe e una pelle anche più meno rilassata, più compatta. Allora, questo il dermatologo da solo può fare poco, consigliando una crema, consigliando un prodotto, eccetera, e si avvale dell'esperienza importantissima di quelle persone, le estetiste, che sono preparate per risolvere questi problemi inestetici. Io ho avuto la fortuna di avere con me la signora Loredana, che è un'esperta in estetica avanzata e, come si diceva nella presentazione, è lei pronta a poter lavorare e dimostrare cosa si può fare con le macchine recentemente acquistate dall'azienda. Loredana, come si accompagna il paziente verso la scelta della medicina estetica? Buongiorno a tutti. Il paziente si avvicina autonomamente a questo tipo di trattamenti perché sono poco invasivi, perché danno risultati ottimali in poco tempo e perché in questo modo si evita l'intervento chirurgico. Per cui molto spesso, dopo l'anamnesi iniziale del medico, è il paziente che interessato chiede informazioni riguardo ai vari trattamenti di medicina estetica. E quali sono i trattamenti che propone lo studio Carrieri? E poi quali sono i più richiesti? La cura del corpo è diventata una parte essenziale della vita di ogni persona, per cui i trattamenti volti a migliorare il proprio aspetto, come le smagliature, le rughe sul viso, piuttosto che la cellulite o gli esiti cicatriziali d'acne, sono i trattamenti più richiesti. Così, grazie alle nuove tecnologie, possiamo soddisfare le esigenze delle nostre pazienti in maniera non invasiva e indolore. I nostri dispositivi tecnologicamente avanzati sono la radiofrequenza e la luce pulsata. Con la radiofrequenza si possono effettuare diversi trattamenti, tra cui la radiofrequenza monopolare e bipolare, la radiofrequenza intradermica, il radiobisturi e l'elettroporazione, e con la luce pulsata invece, che è un dispositivo molto interessante, andiamo ad agire direttamente sul tessuto cutaneo per risolvere diversi inestetismi.
Loredana, che cos'è la radiofrequenza e a che cosa serve? La radiofrequenza è una metodica non invasiva che consiste nell'uso di onde elettromagnetiche variabili e pulsate che penetrano nel derma. Questo processo sviluppa calore che stimola i fibroblasti nella produzione di collagene, elastina e acido ialuronico in modo naturale. Permette di ottenere bellissimi risultati sia sul corpo che sul viso perché lavora sull'ipotonia cutanea e muscolare, contrastando gli inestetismi causati dall'invecchiamento cutaneo e dalla cellulite. Gli effetti principali della radiofrequenza sono sicuramente la tonificazione dei tessuti, l'effetto lifting della pelle, un miglioramento complessivo del microcircolo linfatico. Una cosa molto importante da spiegare è che le radiazioni della radiofrequenza sono definite non ionizzanti. Questo significa che non sono in grado di apportare variazioni a livello del DNA, quindi mutazioni di tipo canceroso. Allora, il trattamento è molto semplice e si svolge in questo modo. Ho appena steso un velo di crema idratante all'acido ialuronico, che è il principio attivo che maggiormente utilizziamo per questo tipo di trattamenti, e funge da veicolante, quindi permette all'onda elettromagnetica di attraversare i tessuti cutanei. Dottore, gentilmente può avviare il macchinario, ho già impostato i parametri e adesso la nostra paziente avvertirà del calore, del piacevole calore. Io vado a effettuare dei movimenti circolari seguendo i fasci muscolari del viso. In questo modo, come ho spiegato prima, il calore andrà a stimolare i fibroblasti, che sono le cellule responsabili della sintesi del collagene e dell'elastina. Vado insomma a fare anche un massaggio biovitalizzante. Abbiamo ripetuto più volte che questi trattamenti non sono invasivi. In realtà non ci sono controindicazioni importanti. Certo, una cosa importante è quella di chiedere durante l'anamnesi, quindi durante la conoscenza della cliente, nel momento in cui si compila la scheda della nostra cliente, è importante capire e sapere se ci sono delle problematiche, delle patologie, se la nostra paziente è portatrice di pacemaker, se ci sono delle protesi metalliche che possono contrastare il trattamento stesso. Però riusciamo a lavorare molto bene su tutti i tipi di pelle perché non sono indicate delle specifiche caratteristiche, anzi, qualora ci fossero dei piccoli inestetismi, come per esempio la pelle secca piuttosto che la pelle grassa, la radiofrequenza va a esfoliare, va a purificare, quindi a migliorare il tono della pelle. Che bello, Loredana! E quante sedute ci vogliono per avere i risultati definitivi? Allora, per avere risultati definitivi servono 6-8 sedute, però la cosa molto interessante è che la paziente nota subito un cambiamento del tono, della texture della pelle, la vede più luminosa, la vede più idratata e quindi questo la motiva ad andare avanti. E per quanto tempo rimangono i risultati del trattamento? Allora, questa è una domanda molto interessante perché è quella che riceviamo più spesso dalle nostre pazienti. In realtà ci sono diversi fattori da considerare. L'età, esatto, le condizioni fisiche della persona, il tipo di pelle, eventualmente tossici che assume, tipo fumo di sigaretta oppure alcol. Sono tante le variabili che possono poter allungare o accorciare il tempo di beneficio del trattamento. Grazie! Loredana, hai parlato all'inizio della luce pulsata. In che cosa consiste? La luce pulsata è un altro trattamento molto interessante. Utilizza un'onda elettromagnetica che si manifesta sotto forma di luce intensa policromatica che produce del calore sui tessuti interessati con il fine di apportare le modifiche che desideriamo.
È un trattamento che dà grandissimi risultati su inestetismi come per esempio l'acne vulgaris, perché grazie alla diatermia, quindi a questo calore che si sviluppa nel derma per bloccare la proliferazione batterica, e quindi agisce da cicatrizzante sul tessuto. È molto utile per migliorare le lesioni vascolari, e quindi sempre il calore, che è un calore endogeno, quindi è prodotto dal tessuto stesso, creiamo un micro danno a livello dei piccoli vasi sanguigni che si riassorbono e guariscono autonomamente. Utilizziamo la luce pulsata anche per migliorare le discromie, quindi le macchie sulla pelle. Il calore rompe i legami tra i melanociti, che sono le cellule responsabili della produzione di melanina, quindi quelle macchie antipatiche che soprattutto d'estate noi donne proprio non sopportiamo. E per finire utilizziamo la luce pulsata anche nel trattamento di fotoringiovanimento, utilizzando lo stesso processo della radiofrequenza in maniera un po' più superficiale, e quindi andando a stimolare la produzione di collagene, elastina e acido ialuronico. Per finire, la luce pulsata è indicata nella fotoepilazione. Utilizza un processo di fototermolisi selettiva, quindi andiamo a bruciare il pelo, però colpendo il bulbo del pelo, quindi colpendo all'origine la crescita del pelo. Dura pochi minuti, poi ovviamente dipende anche dalle zone che andiamo a trattare, ma è un trattamento veloce. Una volta finito vado a togliere gli occhiali di protezione alla nostra paziente. Anch'io, come avete visto, ho indossato degli occhiali, perché questo fascio di luce, abbiamo detto prima, è policromatico, cioè attraversa l'atmosfera, quindi attraversa fotoni nell'atmosfera, e potrebbe recare danno agli occhi di chi è presente nella stanza. E questo lo dice la legge. Questo lo dice la legge, dottore. La legge che ci obbliga a tenere sia il cliente sia chi opera gli occhiali di protezione. Sì, un'altra cosa vorrei dire, questa macchina ci aiuta a capire il fototipo, quindi il tipo di pelle, il colore della pelle della nostra paziente, attraverso un test. Quindi è sicura, efficace e insomma innovativa. Grazie Loredana e grazie dottor Tarieri per preziose informazioni. Ringraziamo anche lo studio medico polispecialistico Grotte di Castellana Grotte in via Nizza 77. Noi ne approfittiamo per ringraziare Saiche in Puglia per l'organizzazione e tutto quello che è stato fatto per questa ripresa. Da parte mia e da parte di Loredana, la mia collaboratrice, grazie a tutti voi. Ringraziamo anche la nostra paziente modella Renata. Condividete questo video con i vostri amici e, sai che, può interessare o coinvolgere anche te!